È stato presentato presso la provincia di Terra un nuovo protocollo di rete, un'iniziativa significativa che vede la collaborazione tra la provincia di Teramo e le associazioni locali impegnate nella lotta contro la violenza di genere e domestica. L'accordo sottoscritto mira a rafforzare le azioni di prevenzione e supporto alle vittime di violenza. Il protocollo prevede una serie di misure concrete per garantire assistenza immediata e qualificata alle persone che subiscono abusi. Questo protocollo è frutto di un lungo percorso molto complesso, fatto di incontri e confronti con le associazioni che quotidianamente e volontariamente si occupano di supportare le donne vittime di violenza. Un protocollo importante perché stabilisce degli obiettivi comuni, delle strategie condivise per supportare le donne vittime di violenza ed istituisce anche un tavolo tecnico di rete che si riunirà ogni 3 mesi appunto per analizzare gli obiettivi raggiunti, ma anche le criticità e quindi trovare delle soluzioni. Durante l'evento sono stati consegnati braccialetti antiviolenza, un dono della Commissione Pari Opportunità regionale al Centro Antiviolenza, la Fenice. Questi dispositivi rappresentano uno strumento di sicurezza per chi si trova in situazioni di pericolo, permettendo una rapida comunicazione con le autorità in caso di necessità. Con questo braccialetto, nel momento in cui la donna dovesse, diciamo, trovarsi di fronte al maltrattante, potrà attivare o un allarme silenzioso facendo scattare delle telefonate ad un numero predefinito di amici o comunque di persone. Contemporaneamente potrà esserci anche una sirena con 110 decibel che automaticamente farà scattare l'allarme ad una piattaforma privata che provvederà a richiamare la signora che in caso di mancata risposta manderà immediatamente le forze dell'ordine con la geolocalizzazione. Quindi diciamo che è una prevenzione immediata che eviterà anche di creare falsi allarmi alle forze dell'ordine. L'adozione di questo protocollo e la distribuzione dei braccialetti antiviolenza sono passi importanti verso la creazione di un ambiente più sicuro e di supporto per tutti i cittadini. Sì, ancora una campagna di sensibilizzazione, questa volta in collaborazione con la CPO provinciale e regionale, che ringraziamo per averci donato questi dispositivi e per averli donati al Centro La Fenice. Una sinergia fatta con l'associazione affinché questa campagna possa penetrare meglio in tutti i settori, in tutti gli ambiti, in particolare nelle scuole, nei luoghi e nei territori dove ancora non c'è abbastanza informazione e soprattutto dove ancora le donne non hanno il coraggio e il sostegno di poter denunciare atti di violenza.